Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati in Fallout 3. Buonasera, guarda qua, aspetta che ci stiamo la maglia perché c'è l'eleganza prima di tutto, no? Siamo tornati di nuovo a questo gioco che a me, come ho già detto, l'ho platinato, vabbè, leccatemi pure quello quanto volete. Comunque, siamo tornati. Siamo nel vault, qua cerchiamo di rendere un po' più tutto più movimentato perché sinceramente mi sto un po' rompendo le balle di non fare un cazzo. Cos'è che posso fare? Oggetti, oggetti. Tanto che guardo un po' cos'ho. Oh, c'è un fucile d'aria compressa, me lo prendo. Tanto che guardo qui cos'ho, vi ricordo, ragazzi, di lasciare un bel pollicione in su, perché sennò qua non si continua sta serie. Ha bisogno di un vostro aiuto, perché sennò non vado mica avanti. E continua a metterci la fecca a me, quindi poca lamentela. A me continua ad andare giù la maglia verso sta parte di qua, che la cosa non mi va tanto giù. Comunque, come si fa? Prendo la mira. Ok, devo fuggire dal Vault 101. Allora, vediamo un po'. Attenzione. Di qua c'è nessuno, di qua non c'è nessuno, via. Oh, buongiorno. Oh. Aspetta, le do una mano, fermi, fermi. Le do una mano, le do una mano, guarda, guarda. Le do una mano, pronto, vede? Sono stato utile. Oh, io davo una mano, Aspetta, aspetta, no, non faccio abbastanza male, ho bisogno di mazza da baseball. La mazza da baseball, e come guarda qua, ci difende. Madonna, i kick. Ok, ho un po' di problemi. Allora, facciamo che lo picchio in maniera molto aggressiva. Guarda, madonna. Ah, che farsa. Vediamo un po' cosa aveva con sé. Allora, la E. Ok, casco, manganello. No, venderò il casco ma non lo metto perché ne copre i miei capelli sensuosi. Oh, un po' di carne di scarafaggio radioattivo che recupero vita. Allora, andiamo di qua. Prendiamo già la mazza in mano. Devi aiutarmi. Mia madre è intrappolata là dentro con gli scarafaggi radioattivi. Sinceramente voglio aiutare sto coglione, non ce l'ho, vabbè, dai. Dai. Ti aiuterò, dai, gli diamo una mano, gli diamo una mano. C'ha la mamma intrappolata con gli scarafaggi radioattivi davanti alla porta. Arrivo! Il soccorso! Il soccorso! Apriamo la porta. Il soccorso. No, 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 non devo mettere via la mazza. Ok. Sapevo che alla fine sarebbe successo. Ok. No. Oh. No. No, non volevo picchiarla, no. Mi tocca rifare tutto da capo. Mi è da piangere. Mi tocca rifare tutto da capo. Mi tocca ricaricare un salvataggio. Che due palle però, Aspetta, prendiamo. C'ho dei colpi di questa? Oh sì, ho qualche colpo. Usiamo una pistola stavolta. E che ci fa con la pistola, pistola? Bucci, aiutami. Arrivo io, tranquilla signora. La difendo io. Aspetta, come si fa? Come si fa adesso? Ok, così. Ok, che teoria tanto basta un colpo, quindi tanto. Ok, vai. Va con una mira da geometra. Guarda un po' la mira da geometra. Pum! No, ancora vivo. Infame. Aiutami. Cosa sta accadendo? Non è uno scarafaggio questo, è un carro armato. Posso rifarlo? Cioè, un carro armato, non è uno scarafaggio questo. È crepa. Madonna mia, un carro armato, non era uno scarafaggio. Ale, evviva? Oh, lei, stavolta non me la sono fatta nemica almeno, via. È il migliore amico che io abbia mai avuto. Ehi, amico. So che non è molto. Amica. Voglio darti la mia giacca da serpente del Avanti, prendila. Mi ha regalato la giacca. Vabbè, dai, la giacca, dai, fa anche figo. Dai, mettiamo subito la giacca. Vestito. Madonna, ci sono figo. Vabbè, mettiamo. Aspetta, mi prendo la mazza perché sinceramente mi ritrovo meglio con le armi da mischia. Una cazzata, però vabbè. Per ora mi ritrovo meglio con questa. Allora, andiamo. Allora, ho dietro a fuggire. Perché allora, forse l'altra volta non si era capito. Lo rispiego un attimo. Praticamente mio padre è fuggito dal Vault 101. E il mio scopo è salvarmi la vita. Il mio scopo praticamente è quello di ritrovarlo. Quindi andiamo a cercare un po' Papino. E quindi devo uscire dal Vault. La vecchia che mi ha dato il rotolo. No, la vecchia, dammela tutta. Oddio, la vecchia nuda. Oddio, brutta. Via, brutta vecchia nuda. Aspetta, ti do il vestito. Brutta vecchia nuda. Toh. Non ce lo rimette mica però, È la nostra unica opportunità. Ah, vogliono scappare anche loro. Ok, ok, livello superiore. Livello superiore di qua. Attiviamo la luce del mio Pip Boy. Io questo lo voglio ammazzare. Io questi li voglio ammazzare. Io questi sono morti. Aia, o se fanno male.
boia se fanno male. No, scherzavo. È una battuta. Aspetta. Come 0%, ce l'ho davanti. Che pezzo di merda. Muori. Tu muori, non hai capito niente. Ma tu vieni con me. Madonna. Allè. Così si pulisce un atrio. Altro scarafaggio, là. Oh, guarda che bella giornata. Tu, è colpa tua. Tu e il tuo stupido padre. Doveva andarsene, vero? Doveva incasinare la vita a tutti. Io intanto sono fuori, tu sei dentro, quindi non pipo che coglioni. Me l'ha giocata all'otto. Buongiorno. No, scherzavo. Eh sì, il capo della sicurezza, certo. Madonna, tu devi morire male. Così si fa, in testa. Ancora un colpo? E no. Capo della sicurezza, morto. Oh, la chiave dell'ufficio del sovrintendente. Buona la cosa, proprio quello che mi serviva. C'è una foto. Forcine, buone le forcine. Sono una delle cose più utili a sto mondo. Sì, vabbè, praticamente il Discord dice che suo padre, insomma, non poteva fare un cazzo. Ok, apriamo la porta. Ok, sono dentro l'ufficio del direttore. Ok, interessante. Password, Steampass, il paradiso trovato qui dentro. Ok, usa il computer per accendere il tunnel segreto. Ok, la password ce l'abbiamo. Apertura del tunnel del sovrintendente. Ah, ok, ce l'ho fatta. Oh, che figo! Passaggio segreto. Ok. Passaggio segreto, interessante. Ok, questo è per chiudere. Facciamo che lo chiudiamo. Così nessuno saprà mai che sono stato qua. Ok, apriti porta. Apriamo la porta del Vault 101. Momento epico proprio. Non mi frega un cazzo a nessuno, però. Non posso aprire, serve una chiave. Mi dispiace, ragazzi. Non posso aprire. Addirittura il portone. Certo. Figa però la porta che si apre. La cosa brutta, ragazzi, e qui dentro non ci posso entrare mai più. La cosa è molto brutta. Però finalmente posso uscire da sto cazzo di volte che mi aveva rotto i coglioni. Ok, usciamo. Allora, prima di uscire posso decidere ancora per l'ultima volta come posso cambiare la mia abilità. Sinceramente a me mi va bene tutto così. Quindi è finito ed esci dal volo. Ok, ragazzi, finalmente. Mi ha accecato davvero. E che cazzo. Ok. Il mondo esterno. Aspetta, voglio vederlo tutto bene in F5. A me sinceramente piace un casino questa. Guarda che bella la grafica. È bellissima la grafica. E pure il passaggio di livello. Posso aumentare una mia abilità. Ah, anche uno di questi. Ragazzi, questa è un'abilità addirittura extra. Sono abilità minime. Cioè, cose proprio particolari. Lo vedo nel combattimento, provo 10 di più. Allenamento intensivo, posso aumentare uno dello special. Sinceramente preferirei fare altro. Una vera ossessione per l'uso della manutenzione delle armi. Come toccare è dedicato al tuo tempo intellettuale. Per questo motivo 10% dell'abilità scienza e medicina. Sarei portato anche per questo. Ma voglio fare addestramento intensivo. Così posso aumentare un'abilità di queste, che è veramente buona. Vediamo. Misura della forma della fisica. Salute. Non lo so, sinceramente. Metterò più su intelligenza. Allè. Ok, poi sto con questa moto che preferisco. Sì, è la conclave, vabbè. Metteremo la radio perché, sinceramente. Tech. No, Galaxy Radio. Più figo. Beh, che non si sente qui provvisoriamente, però. Se non si sente, facciamo che la spegniamo. Che palla. Comunque, c'è un cazzo, una valigia. Vuote. Vedete quanto è interattivo, cazzo, sto gioco. Trovi una valigia per strada che non si... è vuota. Però è bello perché può interagirci. È fighissima sta cosa, può interagirci. Ok, comunque siamo fuggiti dal Vault. Qui c'è un cartello, dov'è che dobbiamo andare? Megatron, quello dei Transformer. Ah, ok. Trovo anche Optimus Prime. Ok, andiamo. Allora, oh, eccolo là. Cos'è? Una palla.
Ah, no, una ventola. Mi scusi, potrebbe aprirmi il portone? Mi piacerà stare qui, grazie. Entriamo a Megaton. Va bene, siamo arrivati a Megaton. Oh, buongiorno. Mi chiamo Lucas Sims, sceriffo della città e anche sindaco all'occorrenza. Lei è il sindaco della città. Ah sì, è perché sembra uno sceriffo, affanculo. Piacere di incontrarti, dai, sono gentile. Sì. Vabbè, dice praticamente che devo farmi i cazzi miei, non devo rompere le balle a nessuno. Questo mi sta dicendo se ho bisogno di aiuto. Sto cercando mio padre, non so se l'ha visto. Mi spiace. No, non ha visto. Mi sarebbero... parliamo di qualche tomba. Vabbè, devo andare, perché tanto queste cose le so già. Esploriamo. Ah sì, il centro della città c'è una bomba atomica. C'è una bomba atomica e le persone la venerano. Santa bomba atomica, santa bomba atomica, dove sei venuta? Vabbè, basta. Vediamo se qua sono più fortunato. Ingresso. Oh, la porta al salone di Moriarty. Ok. Nova. Sì. Sì, ciao cara, ciao. Sto cercando mio padre. Non è che l'hai visto. Sì, ricordo quell'uomo. L'ho visto parlare con Moriarty. È difficile dimenticare un uomo tanto bello. Oh, addirittura. Ti piace il gioco duro, eh? Bene, ti costerà un extra. Un extra. Alza i tacchi, ragazzo. Ragazzo, sono una ragazza, ma la gente è scema. Senza, allora Moriarty. Io la prima volta che ho dovuto cercare sto coglione, ci ho messo una vita. Ed era qui dietro, imbecille. Io lo picchio. Colin Moriarty. Buonasera, signore. Benvenuti da Moriarty. Va bene, visto mio padre, mi ci deve sapere. Dio, sei tu! La piccolina, ormai adulta, piccolo fiore ostinato, vero? Allora, e adesso, a quanto pare... Oh, tuo padre è passato da... Allora, vorrei sapere... Allora, sì, praticamente faccio un riassunto di tutto quello che mi sta dicendo. Praticamente mi sta dicendo che mio padre mi ha detto... Non è vero che siamo... vissuti nel Vault 101, ma veniamo da fuori. Noi dal Vault 101 ci siamo andati da fuori. Pensate un po' come ci ha messi. Sì, praticamente mi ha detto se mamma ha mai parlato di lui. Non è vero? Facciamo eloquenza 63, diciamo che è vero, dai. Dai, dai, le chiamo un po' il culo anche lui così. Oh, mi ha detto di andare alla Galaxy New Radio. Che praticamente in quel posto lì... E non si sa il perché era diretto in quel posto lì. Forse per cercare informazioni. Quindi il mio scopo ora è di andare nella Galaxy News Radio. Che è la radio che prima cercavo di attivare, no? E allora adesso il mio scopo del gioco è quello di raggiungere Galaxy New Radio. Bene ragazzi, comunque per oggi direi che può bastare così. Siamo riusciti a fare molto, siamo scappati da un posto brutto. Piccolo angusto, no? Piccolo angusto, brutto. Quindi ragazzi, se è piaciuto questo video ricordate di lasciare il pollice su. Se non è piaciuto questo video ricordate di lasciare il pollice su. Commentatelo, condividetelo dovunque, anche accesso mi raccomando. E niente, per questo episodio di Fallout 3 possiamo dire che è finita. Lasciate un like, commentate se volete continuare la serie, continuare la serie, perché io della vostra opinione me ne frego altamente. Quindi bye bye, arrivederci, goodbye.